Benvenuti, sono Davide, responsabile ATEX della Ridart. In questo video vi parlerò delle 197, le nostre valvole pressione e depressione. Vengono installate al termine della linea di equilibrio. Il modello più richiesto è la 197 NP. Questa valvola è dotata di un doppio piattello che regola la pressione e la depressione del serbatoio. Al suo interno è presente anche un ribbon coil, il prodotto certificato come End of Line Flame Arrester. Il cuore del prodotto è questo ribbon coil fatto in acciaio inossidabile, pronto per l'idrogeno e testato con la nuova normativa ATEX. Al suo interno la valvola pressione e depressione ha questo piattello che si alza o si apre per regolare il flusso di aria all'interno del serbatoio e parificare la pressione con quella atmosferica. In base alla vostra applicazione abbiamo disponibili diversi materiali: alluminio, alluminio ricoperto in teflon, acciaio inossidabile e teflon. I piattelli possono essere o in ottone o in acciaio inossidabile. Le guarnizioni sono EPDM, Viton e Teflon. Abbiamo disponibili alcune varianti del prodotto senza piattello per garantire un massimo flusso e per alcuni casi particolari un piattello regolato a peso, senza molle. Sono disponibili diverse misure, da un pollice a salire. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che quando installate o progettate un impianto la sicurezza deve essere il vostro primo obiettivo. Iscrivetevi al nostro canale e contattateci per qualsiasi informazione.